Con il dispositivo di firma inserito premere Accedi. Qui compare il menu del nuovo PDA con a sinistra la consultazione. Possiamo vedere gli eventi registrati, basta scegliere l'autorità per la quale si vuole fare la ricerca e un arco temporale definito. Una volta scelto l'arco temporale, premere avvia la ricerca. Questi sono i risultati della ricerca effettuata. Se si preme apri fascicolo, il fascicolo in automatico verrà sincronizzato all'interno delle pratiche di Netflix. In più, ovviamente, si aprirà il fascicolo proprio all'interno del PDA. Dove c'è il pulsante Mostra si può premere per visualizzare tutti gli allegati che è possibile sia visualizzare che scaricare dalla pratica. In questo quadro si vedono gli allegati, si può scaricare l'atto principale e gli allegati sia in copia che in duplicato. Un altro quadro di consultazione è quello delle scadenze. Anche qui selezionare l'autorità e l'arco temporale e poi premere avvia la ricerca. Qui ci sono i risultati e premendo apri fascicolo, il fascicolo viene aperto come abbiamo visto precedentemente. Altra ricerca è per fascicoli. Selezionare l'autorità. E almeno una stringa di ricerca inserita, altrimenti la ricerca non potrà essere effettuata. Ad esempio qui metteremo l'anno. Ed ecco i risultati, ci sono i pulsanti per vedere i documenti, gli eventi e per aprire il fascicolo. Un altro quadro di ricerca molto importante sono le sentenze e le ordinanze. Anche qui funziona allo stesso identico modo di prima, si sceglie l'autorità, si mette qualche dato per una ricerca più ristretta e si fa avvia la ricerca. Qui sarà possibile scaricare il documento e visualizzarlo. È possibile nel PDA di Netflix fare la ricerca anche per professionisti e pubbliche amministrazioni. Per quanto riguarda i professionisti, inserire un cognome, un codice fiscale o un indirizzo PEC ed avviare la ricerca. Per le pubbliche amministrazioni basterà inserire un nome, un codice fiscale, una partita IVA, un indirizzo PEC, anche qualche lettera per avere dei risultati evidenti.